L'acqua è importante per gli organismi viventi, ma lo è altrettanto dal punto di vista culturale. Siamo in Oman per raccontarvi la tradizione dell'acqua di rose. Uno dei prodotti tipici del Sultanato dell'Oman è l'acqua di rose. L'acqua di rose, come dicevo, è un prodotto tipico, fa parte della tradizione omanita perché è utilizzata per tantissimi scopi, in diversi ambiti. Quello principale è l'ambito della cucina, viene utilizzato per dolcificare pietanze e soprattutto il dolce tipico omanita, chiamato halwa, è a base di datteri, acqua di rose e zucchero. Viene poi utilizzato per dare un sapore floreale ai risotti, ma non solo nella cucina, viene utilizzato anche nella cosmesi, perché è base di molti prodotti per la pelle, per i trucchi, e anche come medicinale, perché bere una tazza di acqua di rose, secondo la tradizione omanita, mantiene il cuore in forma. Così come fa molto bene alla pelle, quindi come idratante o nel caso di punture di insetto per alleviare il fastidio. Si utilizza il fiore nella sua completezza, quindi la rosa nella sua completezza appunto viene messa all'interno di un recipiente di argilla. Dopo 3 ore viene tirata fuori dal forno e messa in alcune anfore. Queste anfore rimangono a riposare chiuse, lontani da fonte di luce, fonte di calori per almeno un mese. Dopo un mese viene filtrato il composto e direttamente imbottigliato, e quindi in Oman trovate l'acqua di rose direttamente nelle bottiglie di vetro.